Questo spettacolo non sarebbe potuto nascere senza l'aiuto dei familiari delle vittime. Ora sono qui e li invito ad alzarsi. Abbiamo iniziato questo viaggio nel 2011 a Napoli. Volevamo capire, raccontare l'Italia offesa dalla criminalità organizzata. Le nostre storie sono proprio così, come ce le hanno raccontate. E da queste storie abbiamo capito soprattutto una cosa. A chi ti dice non sono affari miei, non ci credere. Io non ci credo. Non ci credono neppure loro. Sono affari di tutti. Quello che impariamo con degli attori che ci raccontano storie, sicuramente nulla da togliere a Leopardi e Machiavelli, però. È un modo di apprendere diverso, anche più attuale, direi. In Sicilia la mattanza, la guerra dichiarata dalla mafia contro chi difendeva le leggi dello Stato, è cominciata già alla fine degli anni 70. Sono passati 40 anni e noi siamo ancora qui costretti a parlarne. Uccidono il giornalista Peppino Impastato. Gaetano Costa, procuratore di Palermo. Il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Boris Giuliano, commissario di polizia. Il giornalista Mauro De Mauro. Il generale Dalla Chiesa con sua moglie e la scorta. Pio La Torre, deputato siciliano. Rocco Chinnici, che aveva creato il primo pool antimafia. E l'elenco è ancora molto lungo, purtroppo. Il pool antimafia non si ferma di fronte alle intimidazioni, alle minacce, alla violenza. Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e i loro straordinari colleghi riescono a mettere in galera centinaia di mafiosi e puntano il dito sui legami fra Cosa Nostra, finanza corrotta, politica sporca, traffici internazionali, riciclaggio di denaro. Graziella non c'entrava nulla con la mafia, non era né un poliziotto né un magistrato. È bello andare nelle scuole, prendere questi ragazzi da quando sono nell'età più viva, più vitale mentalmente. Cioè andarli a beccare proprio dove puoi lasciare un seme che poi negli anni crescerà. Io alla mafia non la pago. Non possiamo creare un futuro senza appunto conoscere il passato, quindi è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Era il 2004, ci incontravamo la sera sempre in posti diversi, nessuno poteva dire il suo cognome, avevamo paura. Ma poi siamo usciti allo scoperto, abbiamo pure ottenuto una sede in un bene confiscato. Ora 36 imprenditori a Bagheria, storica roccaforte della mafia, hanno deciso di non pagare più il pizzo. Ecco, non è una cosa da poco. La cosa bella dello spettacolo è che ha fatto vedere anche il tanto buono che si fa, non solo sui beni confiscati, ma anche la reazione civile, quella reazione che a volte manca proprio perché i ragazzi si scoraggiano. In Europa il giro d'affari della criminalità organizzata ammonta a 350 miliardi di euro. 350 miliardi di euro! Bisogna aggredire questo patrimonio, bisogna confiscare, congelare i beni illeciti e riutilizzarli per fini sociali. 17 ettari di terra! Terra abbandonata! Abbiamo chiesto quella terra! Abbiamo piantato gli alberi! Ogni albero è dedicato a una vittima innocente della camorra! È il nostro giardino della memoria! A Natale abbiamo venduto 2500 pacchi con dentro tutti i prodotti delle cooperative nate su terre confiscate! Coppa ogni scatola c'è sempre scritto: facciamo il pacco alla camorra!